Devo dire, sono un po' perplesso per quanto si sta ascoltando in quest'aula stasera. Sono anche francamente un po' deluso dagli interventi dei colleghi consiglieri di opposizione. Mi aspettavo qualche proposta più contingente, più efficace, non le solite cose. Però forse fanno anche bene, visto cosa sono stati in grado di fare i partiti di cui loro sono rappresentanti con la nostra compagnia aerea di bandiera, l'Alitalia, la ricordava prima il consigliere Figliomeni. I risultati della gestione di questa azienda, sia di destra che di sinistra, sono sotto gli occhi di tutti. Risultati fallimentari, di cui chi ha pagato lo scotto? I contribuenti, i cittadini, ancor di più i lavoratori, ce ne sono a migliaia anche a Roma, che da un giorno all'altro si sono trovati senza un posto di lavoro ed ancora non è finita la storia. Io ne conosco diversi di questi lavoratori ed esprimo ancora una volta la vicinanza nei loro confronti. Noi vogliamo ribadire in quest'Aula una cosa importante. E lo ribadiamo ai partiti di opposizione. ATAC non sarà un'altra Alitalia, noi non lo permetteremo in nessun modo. Noi capiamo che è difficile per i partiti accettare che al momento, oggi, c'è alla guida di questa città un'amministrazione fatta di persone che vuole cambiare l'azienda del trasporto pubblico romano innovandola. E il nostro progetto per ATAC è un progetto di reale cambiamento, come abbiamo ascoltato dagli interventi dell'assessore, della nostra sindaca, dei colleghi che mi hanno preceduto. È un taglio netto con il passato. Il concordato non è altro che un patto di garanzia tra l'azienda e i suoi creditori e i cittadini, in cui però i lavoratori sono, a mio avviso e a nostro avviso, devono anche essere perno e volano di questo risanamento. È un risanamento che proponiamo con coraggio guardando al futuro, si deve guardare al futuro. Programmazione, futuro, sono parole che negli ultimi decenni sono state completamente assenti nella gestione di questa città. Si pensava forse solo al futuro dei partiti, non certo a quello della nostra città. Noi invece vogliamo fare delle cose oggi per la città, ma le vogliamo fare guardando al futuro. E lo stiamo già facendo, l'hanno ricordato già in tanti, il piano urbano della mobilità sostenibile. Un piano che ha già individuato un set di misure, di infrastrutture fondamentali per il breve e medio termine per questa città, per il trasporto in questa città, ma non si conclude qui. E per la prima volta si passa la palla ai cittadini, cioè pensate, i cittadini che saranno artefici delle scelte che saranno attuate in questa città. E questo non lo vogliamo chiamare cambiamento? Continueremo a portarlo avanti questo cambiamento con coraggio perché è una parola che sembra ridondante oggi, ma credetemi, ci vuole coraggio da vendere per mettere mano in una situazione aziendale davvero terribile, come ricordava la consigliera Montella, un'eredità di 1,4 miliardi di debiti o di schiaffi per i cittadini romani, non certo per i partiti. Perché non è che i partiti hanno pagato lo scotto di questa mala amministrazione, lo stanno pagando i cittadini romani con tutti i disservizi che ricordava prima il consigliere Figliomeni. Ed è una situazione questa alla quale bisogna dare una risposta che i partiti non hanno potuto, forse non hanno voluto dare sino a ieri, forse perché faceva comodo così. Faceva comodo avere un'altra società, un'altra Alitalia da mungere, da dissanguare.
Ed oggi però sentiamo comunque questi partiti proporre delle soluzioni sempre le stesse, come è stato fatto anche per Alitalia, privatizzare, 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 quasi come se fosse una formula magica che ci consente, come invece non è stato per Alitalia, di capovolgere la situazione. Ma ammesso e non concesso che il privato, come ricordava anche il consigliere Fassina, sia vincente, sia migliore del pubblico, ma ricordiamo che in Italia nel 2016 sono fallite oltre 13.000 aziende private, non pubbliche. Noi qui stiamo parlando di trasporto pubblico, è completamente una contraddizione. Privatizzare un servizio essenziale come questo significa piegare l'interesse pubblico, cioè quello dei cittadini, alle logiche di profitto. Significa che proprio come è successo in Alitalia, laddove si sono venute a creare tratte di serie A e tratte di serie B con livelli di servizi legati unicamente alla profittabilità, al guadagno delle stesse, correremmo il rischio di avere in una città come Roma cittadini di serie A con livelli di servizi, mezzi, puliti, nuovi, che passano spesso sulla fermata, e cittadini di serie B, al contrario, che invece dovrebbero, piegandosi alle logiche del profitto, accontentarsi di mezzi vecchi, non affidabili, che passano molto molto meno di frequente. E questa cosa per noi non è accettabile, è stato ricordato già da tanti. Noi con coraggio, e il coraggio lo stiamo già dimostrando con i fatti, che se ne dica, nelle scelte che stiamo facendo. Recuperando i 45 filobus che, come è stato ricordato inizialmente, acquistati nel 2009 e costati ai cittadini oltre 20 milioni di euro e poi nascosti nei depositi e metterli in strada, questo è coraggio. Installare su oltre 400 autobus telecamere a tutela dei lavoratori, perché per questa amministrazione la sicurezza dei lavoratori è una priorità, questo io lo chiamo coraggio. Mandando a casa oltre 30 dipendenti che, come è stato ricordato poc'anzi, sono stati assunti in ATAC illegittimamente, secondo solo logiche clientelari, questo è coraggio, non l'aveva fatto nessuno prima d'ora, lo possiamo dire. Vedete, noi abbiamo il coraggio di voler tutelare un unico interesse, quello dei cittadini e con esso dei lavoratori, senza guardare al consenso elettorale, e ce la metteremo tutta per vincere questa sfida, che è una sfida enorme, come hanno sottolineato in tanti, questa sfida che vogliamo vincere ad ogni costo per restituire ai cittadini romani un'azienda pubblica di trasporto che sia efficiente, che assicuri un trasporto pubblico sostenibile anche ambientalmente, che sia accessibile a tutti, perché ricordiamolo, oggi non è così, e non certo per scelte fatte da questa amministrazione nel corso di quest'anno, e soprattutto un servizio di qualità. Grazie Presidente. A lei, consigliere.